nessuna previsione, ma soltanto un augurio. Che la passione, che la volontà, che la lunga e concorde preparazione messa in atto in questo febbrile periodo abbiano un premio pari agli sforzi effettuati per conseguirli. Helsinki è la nordica sfinge che dovrà dare la risposta alle parole di Bruno Zauli, segretario generale del CONI. Nel villaggio olimpiaco saranno ospitati anche gli azzurri. Qui trascorreranno le vigilie, riporteranno alla sera il verdetto delle gare. E allora forse qualche finestra brillerà più gioiosa. Lo stadio era stato costruito nel 38 per le Olimpiadi del 40, che la guerra cancellò dal calendario. Ingrandito è ora capace di 70.000 spettatori. E intorno questa pace settentrionale di boschi e di acque. Hai voglia di correre, Vispa Carretta? Ci vuole altro che il tuo passo per varcare le centinaia di leghe che separano i silenzi del nord da questi risvegli sul mattino subito acceso, vulcanico, del lago di Bracciano. Si allenano qui i nostri canoisti. Il commissario tecnico Virgilio Forte è dottore in medicina. Quando i ragazzi partono, gliel'ha ordinato il medico. È la prima volta che una rappresentativa di canoisti italiani partecipa alle Olimpiadi. Purezza sportiva di queste prove. Per impugnare la pagaia, questi hanno lasciato i loro studi, i loro lavori, le loro professioni. Di lago in lago, e su questo ramo del lago di Como, troviamo il famoso quattro senza di Mandello Lario. L'olimpionico del 48, che a Londra batté di un'imbarcazione Danimarca e Stati Uniti, che nel 50 si aggiudicò il campionato d'Europa. Meticoloso il lavoro di allenamento. Moioli, il capovoga, vorrebbe allenare il timoncino a volgersi verso la vittoria. Morilli, Invernizzi, Faggi, abituare la prua ad allungare il suo sottile rostro oltre le avversarie. Una piscina torinese è la palestra dei nuotatori. Tecnica delle partenze. A Helsinki non la guarderemo più al rallentatore, quando faremo causa comune con la velocità dei nostri campioni, gelosi anche noi degli attimi guadagnati nel tuffo. Ci permetta Usmiani, l'allenatore, di andare a scoprire sott'acqua gli accorgimenti con cui un Pedersoli è riuscito a battere il nuovo primato italiano dei 100 metri stile libero con 58 secondi e 2 decimi. Avida di pronostici, che si guarderà bene dall'esprimere, la macchina si tuffa anche a curiosare i segreti dei nuotatori sul dorso. Uno sguardo alle ondine di Olimpia. Si allenano con le tavole per agevolare il galleggiamento. Internandoci a Uscio, nell'Appennino Ligure, ci pare più che mai di entrare tra le quinte di questa vigilia olimpiaca. Nei collettivi di ginnastica ritmica, l'esattezza dei movimenti inganna il batticuore dell'attesa. Preparano la vigile sorvegliata calma con cui affronteranno la ribalta di Helsinki. Ginnastica artistica, e Miranda Cicognani oppone alle parallele asimmetriche la simmetria delle proprie figurazioni. Questa pare una strana incantatrice dell'aria. Sta danzando sulla più esile delle piste, il trave, finché si protende nelle cadenze come se irrigidisse un volo d'angelo. Salto del cavallo. Si rincorrono le volteggiatrici. Breve questo incontro romantico in un parco di Varese. Le campionesse di atletica leggera stanno già facendo la souplesse prima del cambio di staffetta. È una delle prove in cui i tecnici hanno maggiore speranza. Campionario di soliste, disco di Edera Cordiale. Giavellotto di Ada Turci. Nei 100 metri protese al pronti prima che coi piedi. Maria Musso, Vera Martelli divorano il percorso con gli occhi.
Un giro d'Italia anche il nostro. Eccoci a Perugia. Intorno a Giorgio Berweger le prove del martello. S'alza il globo metallico, rotea. Fa avvitare sul tacco il lanciatore, finché da questa molla umana parte il proiettile. Conoscenze illustri. Consolini, olimpionico del 48. Filiput, che mette a punto i suoi agili e poderosi 400 con ostacoli. Una novità, lo starting block, che sostituisce le rudimentali buche nelle partenze dei podisti. Ogni atleta adatta i blocchi alla sua misura. Al pronti si alzano i ginocchi. Al via i piedi scattano come due catapulte. Asso, nei dintorni di Lecco, è nome di buon augurio. Qui, nell'aria fine dei boschi e dei monti, si ossigenano i polmoni dei sollevatori di peso. I muscoli ricevono l'ultima limatura che li riduce a puro nervo. Le prove consistono in tre strappi. Pignati, campione europeo di pesi leggeri, totalizza una media dai 325 ai 330. Con aggiunta di anelli si prepara l'attrezzo per i pesi massimi. Mancinelli è un autista del comune di Roma. Lavora per distensione, fa i 380. Casella, presso Genova, ultima tappa di questo zigzag. Ragazzini, lasciateli lavorare. Sono i lottatori. Cecchini e il fuoriclasse Nizzola, vicecampione mondiale nel 51 a Helsinki. Qui la lotta libera perde i suoi toni umoristici. Lavora di destrezza nell'evitare di toccare le spalle. Ma di gloriosa polvere olimpiaca si copriranno queste tute che stanno nascendo in una sartoria milanese. Rendiamo omaggio anche a questi olimpiaci del taglio e del cucito. Ogni punto vuole segretamente fermare un augurio, nasconderlo tra stoffa e stoffa. Come la mano che prepara le valigie, lascia lo spazio per la speranza. A Napoli il proteo, avviso scorta, è sotto pressione. Sei studenti, primi nel profitto e nello sport, si imbarcano in viaggio premio verso la città olimpica. Si imbarcano anche gli attrezzi, vanno ad aspettare gli atleti. Il comandante accoglie e saluta i suoi passeggeri. Si augurano a vicenda buon viaggio. Sappiamo quello che vuol dire. Vuol dire soprattutto felice ritorno.